Buonasera a tutti, bentrovati. Oggi abbiamo un evento molto importante e direi innovativo e che ha rivoluzionato la concezione del annoso problema della PAS. Parliamo dell'ultima sentenza del 17 maggio con la quale la Cassazione ha dato un punto fermo, direi, sulla problematica della PAS che tanto ci ha attanagliato in questi ultimi anni. Chi si occupa di diritto famiglia sa benissimo che molto spesso il conflitto veniva scambiato per un atteggiamento un pochino troppo invasivo da parte di un genitore piuttosto che dell'altro. Questo accade perché il conflitto porta all'acuire del dissenso, della critica, del non riconoscere l'altro come genitore. È quasi fisiologico in una separazione o in un divorzio non riconoscere l'altro e quindi diciamo che piuttosto siamo noi avvocati e tutti gli operatori del settore che dobbiamo sporcarci le mani, dico io spesso, e cercare di aiutare e supportare e tenere per mano i nostri assistiti cercando di farli ragionare, riportarli sui giusti toni. Credo che questa sentenza sia stata determinante dopo tanto tempo che la Cassazione e anche alcune sentenze della Corte di diritto europea cercava di metterci un pochino bocca, ma in questa ordinanza in particolare io trovo uno sforzo straordinario da parte dei giudici che hanno cercato di affrontare la questione in maniera veramente importante e direi quasi definitiva. Come avvocato della famiglia, come tutti voi, abbiamo ospiti eccellenti e non solo, abbiamo l'avvocato che è stato protagonista di questo giudizio e tanti esimi colleghi che andremo a presentare. E aggiungo anche che questo impulso grande per questa giornata è stata determinata dalla volontà e dalla passione di Irma Conti che mi ha coinvolto in questa vicenda e io sono molto felice perché come mediatore familiare anche ritengo che la mediazione familiare possa essere uno strumento valido, determinante per come supporto alla genitorialità e a riconoscersi come tali, appunto genitori per sempre. Credo che questo strumento vada incrementato, come di fatto sta accadendo, perché in particolare la prima sezione del Tribunale di Roma sta di fatto sempre più utilizzando questo prezioso strumento e io credo che tanto possiamo fare e tanto c'è da fare per eliminare pregiudizi nei confronti specialmente in questo caso di una donna e io ho rilevato che spesso nei confronti delle donne c'è questo pregiudizio, ahimè, però io parlerei come dice una collega psicologa, perché siamo tutti colleghi noi che ci occupiamo del diritto di famiglia, che lo definisce come fenomeno del rifiuto, che esiste il fenomeno del rifiuto, però bisogna lavorare proprio su questo e quindi io direi che non mi intrattengo ulteriormente e vi ringrazio di questa presenza, ringrazio tutti i relatori perché a diverso titolo sono amici e persone care oltre che colleghi e passo la parola salutando anche da parte del nostro presidente che non è stato per cui non gli è stato possibile essere presente quest'oggi, anche perché è avvenuto tutto in maniera frenetica e così all'improvviso, e passo la parola all'avvocato Conti. Grazie. Grazie alla collega amica, doppia collega come avvocato e come consigliera Lucilla Anastasio. E ringrazio anche il Presidente Galletti e il Consiglio che ha in velocità veramente agito come sempre ritenendo estremamente rilevante l'ordinanza del 17 maggio 2021. Quindi è stata approvata giovedì scorso e siamo qui in questo contesto e ringrazio sin da subito i relatori perché hanno risposto immediatamente vista l'aspetto nevralgico della PAS, dell'alienazione parentale. Perché con la Commissione di diritto penale e diritto famiglia? Perché spesso abbiamo poi il doppio profilo nell'ambito delle separazioni, degli aspetti critici e patologici
di alcune separazioni e per questo abbiamo d'intesa le due commissioni lavorato come ci siamo già trovati in passato e ci troveremo anche in futuro, oltre per il piacere personale di collaborare con la collega Lucilla Anastasio. Mi taccio e passo la parola subito all'avvocato Antonio Voltaggio che è l'avvocato che ha stimolato questa e poi l'importanza anche della funzione sociale dell'avvocato che con il proprio tratto di penna può portare, può stimolare i provvedimenti che in questo caso è un'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, prima sezione civile, siamo qui oggi per esaminare tutti insieme e anche quindi l'importanza non solo per l'innovazione che rappresenta ma anche per la formazione sempre qualificata che questo Consiglio dell'Ordine a cui questo Consiglio dell'Ordine tiene in modo particolare. Grazie, prego Antonio Voltaggio, l'avvocato Antonio Voltaggio. Il volume, non sentiamo. Prego, deve attivare il microfono. Ci siamo? Benissimo, grazie Antonio. Sì, allora io porterò in questa nostra riunione la mia esperienza e ringrazio il Consiglio dell'Ordine, tutti i consiglieri, Lucilla e Irma, insomma, che ho conosciuto bene, ci siamo confrontati varie volte su questi argomenti. Appunto, chi ha parlato, la funzione sociale dell'avvocato, e mi ricordo che ho assistito a un bellissimo convegno alla Biblioteca Nazionale di Roma sul codice rosso, appunto con tutta la problematica sulle violenze eccetera intrafamiliari e sulle donne. Però questo caso paradossalmente non ha nessuna di queste caratteristiche, cioè non è un caso, non c'è assolutamente stato nessun problema grave di questi di cui stavo parlando prima, e la figlia, la minore, ha sempre visto il padre. Poi entrerò un attimo nella storia, volevo però fare un passo indietro e dire come io sono entrato in contatto con questo caso, perché è singolare, proprio per le condizioni di lavoro a cui siamo stati costretti noi avvocati durante la pandemia. La mia cliente si è rivolta a me poco prima che iniziasse a febbraio il Covid, e quindi io ho iniziato a studiare il caso e mi sono purtroppo imbattuto in tantissime difficoltà. Prima difficoltà era quella di avere un contatto personale con la cliente, quindi ho dovuto ricorrere a una bravissima collega di Venezia, l'avvocato Franca Tonello, per avere questo rapporto diretto, e poi innumerevoli telefonate, innumerevoli volte in cui mi sono sentito per chiarire tutti gli aspetti, e va bene. Poi ho presentato il ricorso in Cassazione alla posta in pieno Covid, ho avuto tantissime difficoltà per avere il numero di ruolo per poter andare a discutere l'inibitoria, perché senza il numero di ruolo non potevo presentare la domanda di inibitoria a Venezia. La domanda di inibitoria mi fu respinta, diciamo, la domanda della mia cliente, e poi la Cassazione, devo dare atto, con una velocità incredibile ha fissato a gennaio l'udienza con un ricorso depositato ad aprile 2020, insomma siamo veramente in termini di mesi, e poi la sentenza è stata emessa dopo appena 4 mesi, quindi siamo proprio, la Cassazione ha corso. Allora, devo dire che anche se io ci ho messo tanto lavoro, però i magistrati hanno fatto un lavoro straordinario, credo tutto il collegio, non soltanto il relatore che è Rosario Cagliazzo, il collegio presieduto da Genovese. Io mi ero andato a vedere per curiosità alcune sentenze dei vari componenti del collegio e avevo trovato, insomma, delle sentenze molto equilibrate. Questa sentenza è stata in realtà molto equilibrata, tranne in un passaggio che chiude il cerchio che si è aperto nel 2013 con la sentenza della Suprema Corte, mi pare la 7041, se non sbaglio, che ha concluso, chiuso in Cassazione, perché poi ho continuato il caso, di Cittadella, che fu discussa dal mio amico avvocato Andrea Girolamo Coffari.
E proprio questo ci siamo detti, questa sentenza chiude un po' questo cerchio questa sentenza è stata definita storica, ma anche quella del 2013 era storica, perché questa sentenza richiama tutti i precedenti giurisprudenziali, non soltanto questo caso che stavo citando. Paradossalmente il consulente tecnico del caso della sentenza di Cittadella è lo stesso di questo caso. Ci sono state due perizie. Quindi volevo fare un po' un paragone mitologico, un po' per farvi sorridere. Non è stato l'avvocato Voltaggio a schiacciare, diciamo, questa sorta di idra a nove teste, ma è stata la Cassazione che ha fatto Ercole, diciamo. Sapete che nel mito le teste venivano tagliate, ma poi ricrescevano doppie, e soltanto Ercole è riuscito a schiacciare questa testa. La Cassazione ha mostrato una cultura giuridica veramente non comune. Infatti, alcuni articoli che sono apparsi sul web sbagliando hanno attribuito a me il commento con cui ho paragonato questa ripudiata e sconfessata pseudoteoria ad una teoria nazista. Ma in realtà è la stessa Suprema Corte a farlo in un sorprendente passaggio, cioè ha sorpreso anche me, dal momento che sul momento ho stentato a capire, anche per l'utilizzo di questo termine tedesco, scusate che sono al telefono, ma sono a studio, questo termine tedesco Tatertip, che non so neanche bene come si pronunci, ovvero colpa d'autore. Quindi ho subito chiamato una bravissima collega, la penalista, l'avvocato Manente, e un pochino mi ha illuminato. Io avevo fatto un collegamento lontano, mi era venuto con l'ombroso, e in effetti, diciamo, non c'era andato molto lontano, ma lascio questo aspetto ai penalisti. Per non, diciamo, polverizzare poi vanificare l'intervento del professor Mazza, su questo argomento ci intratterrà lui, quindi esatto, se vogliamo andare sul resto, grazie. Infatti, esattamente, quindi direi che questo passaggio dell'ordinanza, che quindi non leggo, porta un serio e originale contributo soprattutto sulla riflessione dei danni provocati da questo postulato della PAS. Quindi, in questo nostro caso specifico, la madre ricorrente, senza avere commesso alcun reato, è stata praticamente stigmatizzata dalla Corte veneziana, non in quanto madre adeguata, ma per il suo modo d'essere, per il suo carattere, per i suoi limiti caratteriali. Si parlava prima di un pregiudizio per le donne che trova il suo fondamento nella PAS, che ritiene le madri alienanti e cattive genitrici, e ciò anche, in questo caso non paradossalmente ma sconvenientemente, nei casi di violenze intrafamiliari, ma questo è un altro argomento. Quindi la Corte, volevo leggere questo passaggio perché molto più di tante mie parole credo che sia illuminante, dice che avrebbero dovuto essere affrontati e valutati, aggiungo dai consulenti, è una nota mia, quindi questi limiti caratteriali, nella prospettiva di un'offerta di opportunità diretta a migliorare i rapporti con la figlia, in un percorso scevro da pregiudizi originati da postulate e non accertate psicopatologie con crismi di scientificità. Dagli atti emerge invece che le asprezze caratteriali della ricorrente sono state valutate in senso fortemente stigmatizzante, come espressione di una ineluttabile ed irrecuperabile incapacità di esprimere le capacità genitoriali nei confronti della figlia, pur in mancanza di condotte di oggettiva trascuratezza o incuria verso quest'ultima, anche minime, o anche di mancata comprensione del difficile ruolo della madre. Al contrario, proprio il riferimento della Corte veneziana al buon rapporto di accudimento della minore da parte della ricorrente dimostra plasticamente il travisamento, e noi sappiamo questo termine
quanto incide, noi avvocati lo utilizziamo spesso per i ricorsi in Cassazione, in cui il giudice di appello è in corso nel ritenere che la madre fosse stata protagonista di un comportamento concretizzante l'invocata PAS, desunto dalle predette condotte attraverso un implausibile sillogismo in cui la premessa principale è costituita da un ingiustificato, severo stigma di comportamenti della madre fondato come mero postulato. Qui la parola stigma, nel significato proprio di marchio, evoca appunto una condanna ingiustamente impressa, a mio avviso, a questa madre, che pur se ha commesso alcuni errori non sono così gravi da giustificare l'allontanamento della figlia, quindi l'affidamento al padre. Qui devo fare una parentesi. Come è avvenuto l'affidamento della figlia al padre? Questo si può dire perché sta negli atti, no? Non la Corte, perché stiamo parlando del Tribunale di Treviso, diede un mandato al consulente tecnico per decidere in itinere, proprio questo termine usa il Tribunale, quale fosse il genitore migliore, lo dico in parole semplici, ma non dice esattamente così. Quindi il genitore che avesse la capacità genitoriale di poter crescere questa bambina. Tenete conto, forse apro troppe parentesi, ma è importante, che la minore è nata da un rapporto, da una relazione, scusate, occasionale. Quindi i genitori non erano sposati, non sono mai stati conviventi tranne un brevissimo periodo. Il padre non aveva inizialmente riconosciuto la bambina, ma poi dopo 3 anni ha iniziato un procedimento per il riconoscimento della minore, dove la madre è rimasta contumace. E quindi il procedimento, all'esito di dell'esame del DNA, si è concluso con il riconoscimento della bambina e come? Quanto alla frequentazione, con un affido condiviso, quindi un affido pienamente condiviso, la bambina collocata prevalentemente presso la madre, però con un ampio diritto di visita per il padre. Quindi il procedimento, e poi addirittura con un contributo economico, comunque questo non è. E quindi il procedimento che si è concluso non in Cassazione, perché ora ci sarà il giudizio di rinvio, comunque questo procedimento dal Tribunale, Corte d'Appello, sfavorevoli alla Cassazione, è iniziato con un 709 ter, dove il padre cosa chiedeva? Chiedeva semplicemente di avere la bambina con sé dal venerdì sera alla lunedì mattina, quando l'avrebbe riaccompagnata a scuola. Quindi una richiesta pienamente legittima, che poi è sempre stata esaudita dalla madre. Purtroppo questo procedimento, nel corso dell'appello, del primo grado, si è trasformato in una sorta di calvario per questa madre, attraverso, purtroppo devo dirlo, qui la Cassazione mette del suo, non sono io a dirlo, appunto con un rapporto con i consulenti tecnici che è stato conflittuale, cioè si è inserito un conflitto peritale in un conflitto genitoriale, conflitto che però era molto blando, non era assolutamente un conflitto aspro. Quindi c'è stata un'esasperazione di questa madre, che ha capito a un certo punto che le avrebbero tolto la figlia, e in effetti così è avvenuto. Una mattina la bambina è andata a scuola, è stata prelevata dalla consulente d'accordo con l'istituto, consegnata al padre. E dall'aprile del 2019 questa madre ha visto la bambina per la prima volta, purtroppo devo dire, nonostante tutti i miei sforzi e nonostante io abbia trovato nel servizio di coesione sociale di Venezia una formale e anche un ascolto delle mie ragioni, però di fatto gli incontri protetti che la Corte d'Appello, protetti, attenzione, voi siete dei colleghi, sapete che significa protetti. Io direi meglio in questo caso sotto la sorveglianza dei servizi, perché non c'era niente da proteggere in questo caso, né la bambina, cioè non c'era da proteggere una bambina che aveva un rapporto bellissimo con la madre e anche con il padre.
Quindi dovevano iniziare questi incontri protetti subito a gennaio. L'avvocato Valentino Mazzola, subito dopo la sentenza, a gennaio, il 5 gennaio, fa una pecca ai servizi e dice: iniziate gli incontri. E questi incontri non iniziano. Poi inizia il Covid e nonostante che il governo ad aprile abbia detto che gli incontri genitori figli dovevano essere garantiti, purtroppo questi incontri sono iniziati con ritardo. La madre ha fatto questi incontri che ora sono stati dichiarati illegittimi dalla Cassazione, cioè ha perso 6 mesi del suo rapporto con la figlia. Altri 6 mesi li ha fatti gli incontri protetti, non ha potuto passare il Natale come doveva essere in base alla stessa Corte d'Appello. Io ho fatto, adesso non voglio qui dire, ho fatto altri ricorsi al giudice tutelare per cercare di fare passare almeno una giornata delle vacanze natalizie con la madre, non è stato possibile. Sono continuati matematicamente, vorrei dire, perché questo è importante, questo aggettivo che uso, perché l'affidamento condiviso non è matematico, non è una scienza matematica, ok? E sapete a che mi riferisco, è paritetico ma non matematico. Allora, ed è stata affidata, si è fatto questo, finito questo periodo di 6 mesi, chiaramente c'è stata l'udienza. Io non ho potuto discutere il ricorso in presenza, come non avevo potuto discutere l'inibitoria, quindi tutto sugli scritti. Quindi, diciamo così, è stato un ricorso al buio, in un certo senso. Voglio dire, scusatemi la battuta, no? Sapete quanto è importante in certi casi delicati andare davanti ai giudici ed esporre personalmente le ragioni, perché questo ha un altro impatto. Poi ci si può anche spiegare di più, forse, che nello scritto. Insomma, quindi, adesso vado alla conclusione. Quando qui, appunto, la Cassazione mi ha un po' ricordato, attraverso il suo riferimento, appunto, a questa falsa scienza e alla, diciamo, quando parla di sillogismo, un po' sono ritornato ai tempi dell'università, mi sono subito ricordato il bellissimo libro di Frosini sulla filosofia del diritto, ma lasciatemi dire che questo mi ricorda anche un mio pallino di diritto comparato, in merito a quanto stabilisce il codice civile francese all'articolo 375, che vi traduco all'impronta e che riguarda l'assistenza educativa, cioè tutto quello che riguarda le questioni dei minori in merito all'assistenza educativa, che non è soltanto, non si parla di assistenza scolastica, si parla di tutto ciò che riguarda la salute del minore, la sua morale, dice addirittura il codice francese, e la sua educazione. Quindi dice questo articolo che il giudice, che è competente per tutte le questioni, deve sempre adoperarsi, in realtà io tradurrei letteralmente sforzarsi, se forse, di raccogliere l'adesione della famiglia alla misura prevista e pronunciarsi nella rigorosa considerazione ovviamente dell'interesse del minore. Quindi questo riferimento lo faccio perché la Cassazione mi sembra che dica proprio questo. I consulenti hanno un'importanza fondamentale perché devono sostenere la genitorialità. Questo è il compito, secondo me, del consulente. Devono essere un ausilio per il giudice, ma non devono entrare nel merito dei fatti e soprattutto emettere giudizi anticipati. La consulenza non può essere trasformativa, qualcuno ha detto, come se trasformasse la realtà a modo della visione dei rapporti familiari che è il consulente. Questo, secondo me, è il punto importante anche che la Cassazione indica anche un percorso, perché dice proprio quello che avrebbero dovuto fare i consulenti e dice, forse l'ho letto, se è vero che i consulenti hanno riscontrato, no, non l'ho letto, una forte animosità della ricorrente nei loro confronti e una certa refrattarietà a seguire i suggerimenti e le prescrizioni da loro impartite
in ordine al rapporto con la minore, cioè con l'ex partner, ora si capisce perché la madre era refrattaria dopo quello che ho raccontato, è altresì vero che proprio tali limiti caratteriali della madre, e questo l'ho letto, avrebbero dovuto essere affrontati nella prospettiva di un'opportunità diretta a migliorare i rapporti con la figlia, ma anche in questo modo anche con il padre, no? Quindi, per concludere, ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma voglio lasciare lo spazio anche agli altri colleghi. Ci sarebbe un deterrente perché non si arrivi a queste perizie così squilibrate, però io qui lo cito semplicemente come quando, come fa il giudice ai testimoni quando li ammonisce della sulla falsa testimonianza. C'è una norma penale che è un po' nascosta nel codice di procedura civile che io appunto ho scoperto 15 anni fa, diciamo, la conoscevo ma non l'avevo mai approfondita, a norma del quale il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda sino a 10.329 euro. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. Con questo non voglio dire, ovviamente non voglio fare mettere qui un macigno ai consulenti, perché altrimenti non potrebbero ovviamente compiere il loro lavoro. Però, attenzione, dopo questa sentenza della Cassazione, non solo i consulenti, ma anche, voglio dire, ma questo sarebbe argomento di un ulteriore convegno, i giudici ovviamente a un livello diverso, anche sono vincolati al precedente. Il giudice di rinvio soprattutto, è un giudizio chiuso il giudizio di rinvio, quindi è come, io faccio questo esempio che non calza, è come se fosse un binario e tu devi arrivare a un certo punto a un giudizio, diciamo sul caso, in questo caso definitivo, no? Diciamo, quasi definitivo, salvo ulteriori ricorsi in Cassazione non auspicabili. Però è un binario, ti ha dato, se non un principio, uno potrebbe dire ma qui la Cassazione non ha fornito alcun principio di diritto, ma il codice non dice che soltanto il giudice di rinvio si deve conformare al principio di diritto, ma a quanto statuito dalla Cassazione, lo dice proprio espressamente l'articolo che si occupa del giudizio di rinvio 363, se non sbaglio, non ce l'ho qui ma potrei sbagliare. Poi vi dirò se è quello. Quindi, per concludere, l'ultima cosa che volevo dire è una cosa che ci tengo molto. Quando ho iniziato 15 anni fa questo cammino, diciamo così, anche nel diritto dei minori e della famiglia, ho potuto partecipare in audizione alla commissione bicamerale per l'infanzia e per l'adolescenza, e vi volevo leggere solo le ultime parole del mio intervento. Dicevo così: è evidente che l'affido condiviso non può essere inteso in senso spaziale. Questa dicotomia, che pare equa agli occhi degli adulti, è in realtà rovinosa e può avere conseguenze nefaste per la crescita dei bambini. Peraltro, nelle intenzioni degli estensori della proposta di legge, la previsione di un doppio domicilio è paradossalmente legata all'intenzione di colpire e sanzionare il genitore presunto alienante. Infatti, come essi incredibilmente ammettono in una relazione inviata ai senatori della Commissione Giustizia, che andrebbe letta integralmente per capire di chi è la paternità del disegno di legge di cui si trattava, voi sapete bene a che mi riferisco, chi ha in mano il bambino può più facilmente riuscire ad alienarlo. Per cui possiamo dire che la PAS è figlia della triste consuetudine di attribuire una domiciliazione prevalente. Non ci sembra che l'affermazione ha bisogno di ulteriori commenti. In conclusione, e concludo anche questo mio intervento, ci pare di poter affermare, alla luce dell'esperienza maturata anche attraverso la difesa di tanti minori, che le modifiche proposte si tradurrebbero in uno stravolgimento della legge 54, trasformando l'affido condiviso, come è stato arbutamente affermato, in un affido suddiviso, scatenando e moltiplicando conflittualità
E invece che applicare il principio sancito dalla Convenzione di New York del primario interesse del minore, si rischia di trasformarlo nel nostro paese in un interesse prevalente del genitore. 22 febbraio 2011, questo era il mio intervento. E ho finito. E vi ringrazio veramente di avermi dato questo spazio. Le donne, forse a cui questa sentenza sarà di aiuto, spero. Grazie, grazie. Complimenti, perché nella sua umiltà ha detto ovviamente che sono stati dei giudici, ma c'è un avvocato e prima faceva riferimento ai consulenti tecnici di parte del CTU. È proprio per questo che diciamo sempre in questa materia, come in tutto, ma in questa materia in modo particolare, sempre quella qualificata e approfondita esperienza che noi anche con il convegno odierno cerchiamo di acquisire e di condividere con i colleghi. E adesso è con vero piacere che passo la parola all'avvocato Marco Meliti, presidente dell'Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia, particolarmente diciamo qualificato in materia, e lo ringrazio per essersi subito reso disponibile. Grazie. A tutti, innanzitutto grazie veramente, il Consiglio dell'Ordine è stato questa volta bruciato credo chiunque in termini di tempi nell'organizzare questo convegno su un tema, su una sentenza che è uscita solamente, no, che abbiamo portato alla nostra attenzione solamente pochi giorni fa, quindi poi fra l'altro mi fa molto piacere che siamo fra colleghi ed amici, ringrazio naturalmente sempre Lucilla, Anastasio, Irma Conti per il Consiglio dell'Ordine e naturalmente faccio i complimenti al collega Voltaggio per il risultato che ha portato a termine per ciascuno di noi. Io ho sentito, proprio prendendo spunto da quello che diceva il collega, da quello che richiamava la collega Irma Conti, io credo che per capire il motivo per cui oggi ci troviamo qui a parlare di PAS dobbiamo partire da una preoccupazione che deve essere un pochino di tutti, è quella della crescente ospedalizzazione delle controversie familiari. Cioè ogni volta che si parla di affidamento dei figli o capacità genitoriali ci si ritrova in situazione a avere a che fare con consulenzi. Questo perché naturalmente quando si parla di affidamento dei figli o capacità genitoriali è evidente che quando si deve analizzare le capacità genitoriali più che giustificato anche l'intervento da parte dello specialista accanto al giudice che individui le capacità genitoriali. Però la verità è che noi oggi assistiamo all'intervento della CTU anche per decidere spesso se un bambino deve dormire una o due notti in più con il papà. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo di fronte ad un'eccessiva, a mio avviso, deresponsabilizzazione da parte dei giudici che ha portato a snaturare proprio il ruolo della CTU e soprattutto anche quello dei CTP che nel tempo chiaramente si sono dovuti necessariamente trasformare in avvocati, perché se la vera causa si svolge all'interno della CTU e poi il giudice in un certo maniera si appiattisce sulle decisioni del CTU, è evidente che lì si gioca la partita, quindi il CTP nel tempo si è trasformato e ha portato avanti le istanze come fosse un avvocato. E questo naturalmente ha determinato anche un eccessivo potere dato allo stesso CTU, che a volte naturalmente diventa un potere eccessivo, legato al fatto che a volte ho l'impressione che si pretenda che i genitori separati debbano funzionare meglio, addirittura meglio di quelli ancora conviventi, per cui troppe volte questi tribunali rimettono la loro decisione all'immancabile CTU, la quale però non ci dimentichiamo che esprime una valutazione di carattere psicologica, cioè non indaga sui fatti né tantomeno sulle prove tecnicamente intese e che porta a volte a un eccesso di vivisezionamento dell'idoneità genitoriale. Per cui abbiamo assistito pure a un proliferare di affidamenti al servizio sociale in virtù di una legge ormai vecchia di 60 anni fa e di molti casi in cui i genitori vengono sospesi per vari motivi dalla responsabilità genitoriale. Un meccanismo fra l'altro a volte un pochino perverso perché spesso determina una delegittimazione dei genitori proprio agli occhi dei propri figli e che peraltro sconta la cronaca inadeguatezza delle strutture pubbliche, perché continuiamo a dare affidamenti, incarichi ai servizi sociali, ma i servizi sociali non sono in grado di gestire questo enorme numero di
controversie a cui vengono demandate, per cui si occupano spesso di quelle che hanno, diciamo, delle situazioni drammatiche, mentre tutte quelle altre che il giudice pure ha ritenuto necessario far intervenire i servizi sociali rimangono un pochettino abbandonati. E quindi, più che di una legge, qui si tratta di un'attribuzione di potere. Infatti, come sappiamo, che non è previsto un elenco tassativo dei motivi che possono portare alla sospensione della responsabilità genitoriale, né tantomeno la possibile durata. E che cosa succede? Che il risultato è che si assiste a un proliferare di casi in cui i genitori vengono sospesi dalla responsabilità genitoriale con provvedimenti che sono solo apparentemente temporanei, ma che di fatto si trascinano provvedimento temporaneo dopo provvedimento temporaneo, e quindi diventano fra l'altro provvedimenti temporanei che sono anche difficilmente impugnabili, perché poi c'è pure il limite della possibilità o meno di impugnare questi provvedimenti. Così questi figli minori di fatto finiscono per essere adottati dai tribunali, a volte fino al raggiungimento della maggiore età, diventano una sorta di figli di Stato. E allora mi chiedo, ma non sarebbe forse meglio che lo Stato si limitasse a fare quei doverosi controlli, quelle verifiche, però per poi cercare di orientare il suo intervento più al sostegno dei genitori? Insomma, se lo Stato tutto sommato rinunciasse ad avere i propri figli e pensasse invece a coltivare i genitori, forse si attuerebbe, a mio avviso, un concetto più moderno e liberale che farebbe bene a tutti. E arrivo proprio all'argomento in questione. Il frutto avvelenato di tutto questo è proprio il proliferare di teorie che si trasformano in scienze con la stessa facilità per cui oggi, se una cosa la ripetono in molti, solo per questo diventa vera. Ed è proprio per questo che la PAS, nonostante la mancanza di alcuna attendibilità scientifica, anzi non sappiamo che non è stata inserita dall'Associazione dei Psicologi Americani nemmeno all'interno delle malattie codificate dal punto di vista psicologico, però ha trovato ingresso nei nostri tribunali, dove è stata sperimentata proprio per medicalizzare i conflitti tra genitori separati, quando in quei casi in cui un figlio si rifiuta di vedere un altro genitore. E la verità però è che la PAS è entrata nella parte del bagaglio culturale di molti psicologi, i quali, sebbene la mascherata sotto altre forme o sotto altre versioni, comunque la utilizzano di fatto nei loro CTU. E tra l'altro la bulimia di giudizi che noi sappiamo in materia di famiglia, che affligge un pochettino le nostre aule, unita poi all'esiguità del numero dei giudici chiamati ogni giorno a far fronte probabilmente a un carico dal punto di vista processuale, rischiano sostanzialmente di non rendere possibile il pieno accertamento delle ragioni che sono poste alla base del rifiuto del minore a vedere uno dei due genitori. Laddove noi sappiamo bene che il rifiuto, che possono essere molteplici le ragioni che inducono un bambino a rifiutare un altro genitore, come nel caso peggiore di abusi o maltrattamenti. E quindi questo impone di procedere, a mio avviso, con estrema cautela e rigore nell'accertamento delle reali ragioni che sono alla base del rifiuto, senza cadere nella tentazione di facili scorciatoie che vedono, per esempio, nell'applicazione proprio indiscriminata di teorie come la PAS, una pericolosa semplificazione. Altrimenti cosa accade? Altrimenti si finisce per far demandare e far dipendere l'adozione dei gravi provvedimenti derivanti da una presunta diagnosi di PAS solamente al giudizio di uno psichiatro chiamato per legge a dire se sono adeguati o meno i genitori, con un referto che finisce per assumere carattere di sentenza, rispetto al quale il bambino, noi sappiamo, visto i provvedimenti che si reputa necessari quando vi è un accertamento di una presunta PAS, sarebbe proprio il bambino a pagarne il prezzo più alto, in quanto verrebbe sradicato dalla sua vita e dai suoi affetti più cari. D'altra parte, voglio dire, un'applicazione giurisprudenziale della PAS, proprio per le gravi conseguenze che se ne vorrebbero far derivare, a mio avviso dovrebbe essere considerata quantomeno se non alla stregua degli altri reati di maltrattamento e di abuso, e pertanto oggetto di una specifica denuncia, un processo dove di volta in volta venga provata in maniera rigorosa la fondatezza e dove soprattutto venga offerta a tutte le parti coinvolte la possibilità di un pieno diritto di difesa. Altrimenti si rischierebbe di tramutarla in una condanna per maltrattamenti, però senza possibilità di appello o di difesa per il genitore che la subisce. Insomma, si tratta fondamentalmente di una pericolosa semplificazione
che spesso lascia scoperte molte chi la subisce e spesso si trova oggetto di una situazione che difficilmente poi è ribaltabile, anzi spesso si deve adeguare nonostante uno non condivida e senta che di stare a subire un provvedimento sbagliato, molte volte occorre adeguare il proprio comportamento a cercare di evitare di indurre la possibilità che poi ci venga addebitato che il rifiuto del nostro figlio a vedere l'altro genitore dipenda dal fatto che io, dal condizionamento che io sto muovendo nei confronti di questo figlio. Certamente io ritengo utile che più che dividersi tra tifosi e oppositori della passe, gli sforzi di tutti gli operatori di giustizia dovrebbero, che a vario titolo sono naturalmente sono coinvolti su tali delicati premi, dovrebbero essere indirizzati piuttosto a un approccio etico al problema. Che intendo con problema etico? Un problema, cioè un approccio etico vuol dire un approccio che ponga il bambino al centro della tutela, in quanto non può essere certamente chiamato il bambino a sopportare il peso attraverso metodi, fra l'altro, così autoritari, no? Quando si parla di ablazione della figura alienante o di dover resettare il bambino, insomma non si può chiedere al bambino di pagare le colpe degli adulti che si rifiutano di comportarsi come tali. Non vi è dubbio, d'altra parte noi lo facciamo questa materia, non vi è dubbio che la sofferenza e l'immaturità che spesso accompagna i nostri clienti nei giudizi di separazione porta spesso a far emergere gli aspetti più deteriori della persona, con comportamenti meschini, egoistici, anche prevaricatori. E così, per esempio, si assiste a quel terribile fenomeno delle false accuse di un genitore nei confronti dell'altro, una prassi che, a mio avviso, andrebbe stroncata, cioè nel momento in cui si avverte che effettivamente siamo di fronte ad una persona che muove una falsa accusa nei confronti di un altro genitore solamente magari per ottenere un immediato allontanamento dalla casa familiare oppure ottenere un vantaggio all'interno del procedimento di separazione, ecco, queste sono prassi che non possono essere più tollerate nei nostri tribunali e occorre anche in questi casi sanzionare pesantemente il genitore laddove veramente viene appurato che si tratta di una falsa accusa. Oppure naturalmente assistiamo anche a questi subito di tentativi di attirare i figli dalla propria parte, magari al solo fine poi di lucrare dei meri benefici economici. Questo però non ci deve portare, non ci deve indurre nell'errore a portarci a etichettare tali comportamenti come necessariamente una patologia psichiatrica o come un disturbo della personalità, perché spesso si tratta di problemi relazionali, cioè un'incapacità di relazionarsi nella condividere la genitorialità. Quindi in questa ottica, secondo me, la comunità scientifica dovrebbe lavorare su altri aspetti, come quello di garantire un attento ascolto dei disagi manifestati dal minore o anche quello di favorire probabilmente un'effettiva disponibilità a condividere la genitorialità, che poi è il nocciolo del problema, approfondendo, come diceva il collega Voltaggio, anche alcune contraddizioni che spesso si fanno rilevare tra affidamento condiviso e collocamento prevalente del minore, sebbene ormai sia chiaro a tutti che affidamento, bigenitorialità non vuol dire necessariamente tempi uguali, ma vuol dire pari coinvolgimento, pari responsabilità genitoriale nella vita e nelle decisioni dei propri figli. E dovremmo ricordare soprattutto ai nostri clienti che molte volte queste guerre giudiziarie non stabiliscono chi ha ragione, ma solamente chi sopravvive. E qualora invece si volesse spiegare la manipolazione dei due genitori, di uno dei due genitori per allontanare il figlio dall'altro, facendo ricorso sic et simpliciter alla teoria della passe, beh, si corre sicuramente il rischio di generare l'effetto perverso di dare un potente strumento di difesa nelle mani di genitori magari anche abusanti e violenti, che in tal modo potrebbero contrastare qualsiasi azione di denuncia, di abuso e di maltrattamento nei loro confronti, utilizzando proprio tale teoria per ribaltare queste accuse. E quindi così agendo si rischia poi di trasformare l'accusa in sintomo, la vittima in carnefice, senza effettivamente verificare se il genitore rifiutato abbia posto in essere comportamenti tali da giustificare il rifiuto del bambino. Io vi ringrazio e lascerei spazio agli altri per commentare questa importante sentenza. Grazie. È l'avvocato Marco Meliti che ci ha... Grazie davvero Marco, ma aggiungerei anche che siamo anche noi avvocati spesso che dobbiamo essere formati
per affrontare queste situazioni. Molto spesso alcuni di noi, così forse non dico che in malafede, ma in buona fede, non metto in dubbio la qualità dei colleghi, però a volte si spinge un po' troppo l'acceleratore su situazioni che invece richiederebbero ragionamento, razionalità e sensibilità. Questo va detto, perché ovviamente noi siamo diciamo il mezzo con il quale, no, i nostri assistiti si rivolgono all'autorità giudiziaria, e spesso se non siamo formati e preparati rischiamo anche di essere manipolati dai nostri assistiti. Questo va detto perché è importante, a mio avviso. Grazie. No, solamente hai ragione la collega Anastasia, sottolinea questo, che è un problema chiaramente di etica comportamentale da parte dell'avvocato di famiglia, che richiede anche una struttura particolare. Cioè, se l'avvocato di famiglia finisce per farsi dominare dal proprio cliente, spesso i risultati sono devastanti per tutti. Quindi è una di quelle situazioni in cui purtroppo, o anzi per fortuna, l'avvocato deve imporsi sul proprio cliente e non accettare una qualsiasi strategia processuale pur di tenere il cliente, perché altrimenti la deriva che poi si finisce per ritrovarsi e porta spesso a dei risultati che dal punto di vista deontologico sono, insomma, molto scadenti. Grazie. Scadenti, siccome in questo contesto di diritto di famiglia però si inserisce il diritto penale, e sono d'accordo, sono sicura che sarà d'accordo il collega Mazza, qui abbiamo poi che false accuse portano a calunnia, cioè quindi a procedimenti per calunnia. Quindi riconduciamo nei giusti termini la questione, in modo che le false accuse, però, che debbono essere accertate come tali e sarebbero state o tentate l'utilizzo strumentale nei procedimenti, certamente sono la cosa che tutti noi, proprio anche con questi corsi di formazione, da sempre diciamo e sosteniamo. E faceva l'applauso la collega Tomassini mentre Marco Melidi diceva: non bisogna farsi guidare, ma perché? Perché è giusto, perché cioè l'assistito o l'assistita in una situazione di patologia, di criticità, in noi deve trovare la guida, e quindi è nell'avvocato che bisogna trovare l'indicazione per la migliore soluzione. Questa sentenza, questa ordinanza è estremamente favorevole a mio avviso, perché ritieni che debbano essere, ecco, cioè in un passaggio, e questo è il ponte per passare la parola alla collega Antonella Tomassini. Oggi abbiamo veramente calibrato tutti i migliori, tra i migliori avvocati tanti. Questa ordinanza è importante perché nella fattispecie, leggo la Corte di Cassazione, nella fattispecie deve escludersi che la Corte di Appello, nel disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre, abbia garantito il miglior sviluppo della personalità del minore stesso, escludendo l'affidamento condiviso su un'astratta prognosi circa la capacità genitoriale della ricorrente, fondati in sostanza su qualche episodio sopra citato, pur grave, attraverso cui la madre avrebbe tentato di impedire che il padre incontrasse la figlia, senza però effettuare una valutazione più ampia ed equilibrata di valenza olistica che consideri ciò, cioè ogni possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali della ricorrente nell'ambito di un equilibrato rapporto con l'ex partner. E a seguire, ecco, qui dobbiamo tendere, e questa sentenza, questa ordinanza inizia con uno dei motivi che sono stati dedotti sulla acritica accettazione. Ecco qua il primo motivo di denuncia violazione e falsa applicazione, in quanto la Corte d'Appello aveva aderito acriticamente alle due CTU, le cui risultanze erano fondate sulla diagnosi della cosiddetta PAS, sebbene in maniera non esplicita. Allora, alla collega Tommasini, questo oggi è l'argomento che noi, l'evoluzione, l'upgrade, la giurisprudenza, la forte indicazione che ci dà. E su questo prego a Antonella Tomassini, e grazie per aver anche tu accolto rapidamente questo invito. Grazie. Grazie anche a Lucilla e al Consiglio di averci dato questa opportunità, perché è veramente interessante. Ovviamente il mio complimento più sentito all'avvocato Voltaggio, che in qualche modo aiuterà veramente tante persone, tante madri che sono in questa situazione, e le ho avute anche come assistite, e assicuro che veramente
mettere adesso al centro dell'attenzione l'interesse del bambino, che è quello poi che ha detto anche l'ordinanza di Cassazione. Cioè si è perso di vista l'interesse del minore ed è rimasto sullo sfondo rispetto al conflitto dei genitori. È come se si fosse fatta una ricerca per stanare il colpevole tra i due genitori, e in dubbio poi la presa di posizione delle due consulenti. E trovo anche che abbia dato una valida bacchettata ai giudici territoriali, che ahimè delle volte emettono sentenze così pesanti come quelle che abbiamo letto, soltanto sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle consulenti e senza aver argomentato in maniera valida, ovviamente, cosa ha portato addirittura, oltre al superaffido al padre, che vuol dire depotenziare in qualche modo l'altro genitore, e questo è in spregio al principio della bigenitorialità, addirittura arriva a allontanare la minore dall'abitazione materna, e addirittura ho letto col divieto da parte della nonna materna di vedere la minore. Ma queste sono cose gravi. Ma viva Dio che l'avvocato Voltaggio abbia veramente tenacemente condotto questa battaglia. Ci rendiamo conto, deve finire questa situazione di andare dietro argomentazioni senza veramente dare un valido apporto, un argomento, prima di arrivare a questo. Il trauma, ecco, era importante, ho letto questo, che il giudice non ha soppesato i pro e i contro, in definitiva, di un provvedimento così drastico, così duro, non ha valutato che il male minore fosse semmai quello di restare a casa col genitore cosiddetto alienante, anche se poi abbiamo visto che questo non era. Comunque è chiaro che il danno sarebbe stato peggiore, e io mi domando che cosa abbia causato nella bambina questo strappo, veramente. E poi trovo anche molto giusto quello che abbia detto il collega Meliti, non si può dare comunque CTU in mano il processo, in qualche modo è come se si destituisse il magistrato, noi messi diciamo da parte, noi avvocati, e dovessero decidere solo i consulenti. Ma perché l'ha detto il consulente? Oltretutto, magari, e abbiamo visto tante volte, non tener conto nemmeno delle note critiche dei nostri periti. Questo è un altro problema enorme. E poi comunque trovo significativo l'interesse del minore, l'ascolto. In questo caso, e sono rimasta molto meravigliata, non è stata ascoltata la bambina, malgrado avesse superato i 5 anni, se non sbaglio, chiedo all'avvocato Voltaggio. Addirittura, ecco, e ho letto una sentenza precedente, credo del 2013 o del 19, credo più del 13, del 19, un bambino di 13 anni mai ascoltato. Ma perché stanno sullo sfondo? Mettiamoli al centro, dove devono stare. Infatti l'ordinanza di Cassazione cita anche l'intervento, cita anche la Convenzione internazionale di New York, di Strasburgo, c'è un articolo 8, ma questi sembra dimenticare che esistono queste garanzie per il bambino, per il cosiddetto la carta del fanciullo, sembrano ignorare, si va soltanto dietro alle argomentazioni, poi argomentazioni, alle conclusioni a cui è arrivato il CTU. E questo non può essere. Poi finalmente l'abbattimento alla famosa sindrome PAS, che diciamo soprattutto negli anni precedenti è stato il cavallo di battaglia, sono d'accordo, di tanti colleghi o di tanti magistrati nel togliere i bambini al proprio genitore, solo perché si riscontrava questa PAS, che non ha nessun riscontro ovviamente nella comunità scientifica, né è stata mai riconosciuta. Infatti anche lì ho notato che la Cassazione stigmatizza proprio questo. Quindi adesso non so, questo sicuramente creerà un sacco di precedenti e soprattutto l'attenzione che chiederemo al magistrato prima di emettere un provvedimento. Ed è anche in dubbio, veramente quello che diceva anche la collega Anastasio, che tutte dovremmo avere, diciamo, seguire un'etica professionale, magari fare anche degli accertamenti attraverso i nostri consulenti, prima di prendere un caso e di esaminare proprio l'assistito anche insieme a un nostro eventuale futuro consulente, insomma uno psicologo di nostra fiducia che possa darci anche un quadro scientifico della situazione. A questo punto
perché in effetti noi non abbiamo le competenze, abbiamo soltanto degli strumenti, sì, noi ci adoperiamo per informarci anche ad altri livelli, anche su altre competenze, però perché lavoriamo a livello interdisciplinare sempre, nella famiglia ormai è doveroso lavorare in equipe e quindi dovremmo farlo sempre più spesso, sono d'accordo con te, perché è importante assolutamente cercare di interfacciarsi con chi ne sa più di noi e sa individuare qual è la via più percorribile per quella famiglia, e l'ascolto del minore ritengo che sia una conquista che va però come dire, utilizzata, perché poi succede anche questo, lo dico perché è la realtà, che forse sono troppo tempestivi a intervenire, ma poi ci sono delle lungaggini burocratiche e giudiziarie che portano questi bambini che vengono inchiusi in case famiglia o messi in adozione eccetera eccetera, ma per lungo tempo, quando ormai sono definitivamente disastrati e distrutti. Questo è anche da considerare. Grazie, scusate l'interruzione. No, no, assolutamente sono d'accordo, perché il danno che gli provoca a un bambino dover allontanarsi dalla famiglia in modo così traumatico, e poi sentivo il collega, addirittura la mamma non ha potuto fruire degli spazi che gli erano stati concessi, sia pure limitatamente, Natale per un'ora, ma si deve trovare il colpevole o si deve trovare l'interesse del minore? Senza proprio curarsi del trauma, infatti lo dice l'ordinanza, lo ripete un paio di volte se non erro. Quindi ben venga, perché sarà veramente utilizzata da tutti noi e spero seguita. Grazie a voi. Grazie a voi. Ad Antonio Tommasini, tra l'altro, come le diceva l'autore, diciamo l'avvocato che ha tutelato gli interessi in questo caso dell'avvocato Voltaggio, ma ritengo che sia stata poi un po' la conquista di tutti quanti voi impegnati quotidianamente nelle aule con forza e determinazione, ed oggi questo per noi è importante perché è proprio un punto di volta, diciamo, è un'ordinanza che utilizzeremo, a parte che i giudici conosceranno nei prossimi processi, nelle prossime cause. E adesso ampliando il nostro orizzonte fino al Foro di Milano, presente, do la parola alla collega Ada Odino, anche lei impegnata nella materia di diritto di famiglia. Prego Ada, benvenuta da noi. Grazie. Ringrazio, spero mi si veda, sì. Allora, ringrazio innanzitutto le colleghe per l'invito e mi verrebbe da fare una battuta, probabilmente prima di tutto questo bisognerebbe ricorrere al mediatore e quindi all'avvocato Anastasio, che sotto questo punto di vista è molto brava. Devo ringraziare il collega, perché nella lettura dell'ordinanza devo dire che ho trovato degli spunti che vanno anche al di là di quello che, diciamo, modestamente lui ha detto, perché possono essere presi, e lo dico ai colleghi, e citati come precedente in relazione ad altri punti. E suggerisco all'avvocato Irma Conti, che è molto più tempestiva, diciamo, e segue la materia del diritto penale, così come sentiremo poi il collega Mazza, di valutare anche sotto il profilo della vittimizzazione secondaria della vittima il tema della PAS, perché per la mia esperienza è capitato spesso di sentire chiedere alla moglie maltrattata, piuttosto che magari aveva subito anche violenza, non essere, diciamo così, di non espungere il compagno o il marito che l'aveva maltrattata e l'aveva aggredita, perché questo costituiva una forma di allontanamento, una forma di non pass, perché a Milano questo termine, vi posso dire, non si usa più, fa parte, lo dico sinceramente, del Veneto, e qui però implicitamente vi era quello che prima la collega Anastasia, se non sbaglio, definiva rifiuto. Quindi diciamo, questa sentenza è molto importante, perché io credo, ma poi ne parlerà
il collega Mazza, c'è un tema per chi, per le donne che affrontano il penale e poi vengono a subire anche il problema di sentirsi dire che non agevolano le visite. Io credo, sarò velocissima e rispetterò il quarto d'ora, di avere due scopi. Uno di portarvi quella che è l'esperienza del Foro Milanese. E devo dire che noi a Milano, al di là di qualche ovviamente provvedimento che si discosta, ma siamo fortunati, nel senso che abbiamo un tribunale che sostanzialmente è composto quasi dagli stessi giudici per tanti anni. Abbiamo un interesse del minore che viene valutato e molto spesso non si ricorre alla CTU in ragione di una valutazione dell'interesse del minore che si evince da quelli che sono i fatti concreti di causa, che secondo me è la cosa, è diciamo così, l'approccio migliore. Proprio di recente, in una mia questione, il Tribunale, alla richiesta della terza CTU, perché mi rifaccia quello che dicono le colleghe, dobbiamo anche considerare che siamo noi avvocati, appunto, che ogni due per tre richiediamo di la CTU. Noi stessi, delegando alla nostra capacità, che sicuramente abbiamo, di indicare prove, di indicare fatti, delegando a soggetti terzi. Il Tribunale di Milano, a fronte di una denunciata passa da parte della mamma perché durante il lockdown aveva portato via la bambina, e lasciando però al padre di andarla a trovare nel luogo in campagna dove si trovava, ha esplicitamente fatto, diciamo così, degli accertamenti sostanzialmente sui fatti, e alla fine si è pronunciata dicendo che non era necessaria la terza CTU perché sostanzialmente la madre aveva agito nell'interesse del minore e invece il padre, con il continuo ricorso all'autorità giudiziaria, anche con la richiesta di CTU, aveva sostanzialmente dimostrato di delegare a terzi la sua genitorialità e quindi e soprattutto di intervenire sempre con il ricorso al tribunale, non rispettando quello che era l'interesse del minore, e ha disposto l'affido super esclusivo alla madre. Quindi, con un accertamento, ripeto, che non è assolutamente fondato sulla CTU. Devo dire che a Milano adesso, cosa che a me lascia abbastanza perplessa, quindi dico il positivo e dico anche il negativo, c'è l'abitudine, per evitare di ricorrere alla CTU, di delegare ai servizi lo stesso accertamento della CTU, con un quesito che non vi leggo, ma ho qua, che è sostanzialmente analogo ed identico a quello che si dà al CTU, cosa che ci preoccupa abbastanza perché mentre nella CTU comunque dei CTP li abbiamo, davanti ai servizi sociali tutti noi abbiamo le nostre problematiche e davanti ai servizi sociali diciamo che questo accertamento diventa più problematico e più preoccupante. Per quello che dicevo prima, e cerco di andare veloce per non togliere il tempo e rispettare i tempi che sono stati. Vorrei appunto ringraziare il collega Voltaggio perché sono stati stabiliti dei principi, secondo me, molto importanti in questa ordinanza che potranno essere utilizzati da tutti i colleghi. Innanzitutto si ridimensiona quello che è il tema sempre che ci viene contestato della conflittualità, per cui quando due genitori sono conflittuali, mi viene un po' in mente quando da bambini si dava le sberle a uno e all'altro perché non si capiva, diciamo, da dove era partita la lite tra fratelli e quindi si puniscono tutte e due. L'ordinanza ha affrontato questo tema e ha detto che ci vuole una indagine sulla conflittualità e comunque non è sufficiente. Altro tema, secondo me, importantissimo, oltre a quello che hanno accennato i colleghi, della verifica in concreto dell'interesse del minore, vi è un tema, secondo me, fondamentale, e cioè che la CTU non è chiamata a dare una patente di buono o cattivo genitore, come invece spesso fa, ma deve essere propositiva, dice la Corte, nel aiutare il genitore che può avere delle carenze a essere un buon genitore. Questo, secondo me, è fondamentale perché tutti o molto spesso si usa la CTU
per, come diceva prima il collega Melitti, per colpevolizzare o comunque dare questa patente in modo spesso da trarne poi delle conseguenze. In realtà non è così. I genitori sono genitori, come ha detto un giudice di Milano, a fronte di consulenti che avevano concluso perché i bambini fossero posti in comunità, ha detto che quelli erano i genitori che questi bambini avevano e quindi quei genitori si doveva cercare di aiutare perché recuperassero il ruolo dei genitori. Troppo facile prendere i minori e collocarli in comunità. Quindi, sotto questo aspetto, secondo me, questa ordinanza apre un fronte molto importante. Così come il fatto di accertare in concreto la capacità genitoriale. Basta, come si fa nelle CTU, trarre le conclusioni sulla capacità genitoriale da comportamenti spesso riferiti addirittura dai nonni, dagli zii, da persone che vengono sentite dai CTU, oppure dai test. Test, che io lo ricordo sempre, avevano una valenza, hanno una valenza, ma possono essere interpretati bene o male, ma comunque non si può, sulla base dei test, anche qui dare una patente di bravo o cattivo genitore. Quindi, sotto questo punto di vista, questa ordinanza apre un altro spazio, che è quello dell'accertamento in concreto, e quindi sui fatti che molto spesso i CTU prendono, ma sarà capitato a tutti, come dico io, li prendono per fede, come dite voi a Roma, no? Lo prendo per fede. Ecco, i CTU molto spesso prendono dei fatti per fede e da questi ricamano tutte le loro conclusioni. Benissimo quindi questa ordinanza, perché ci sono degli argomenti molto importanti sotto questo punto di vista, e quindi riprendevo quella parte che ha letto prima la collega, non so se in questo punto specifico, ma mi sembrava particolarmente importante, laddove dice che l'individuazione del genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, ma questa capacità, se non c'è o viene, diciamo così, menomata nel momento del conflitto, può essere supportata, e questo, a mio parere, deve essere lo scopo della CTU e a cui noi avvocati dobbiamo ricorrere. Tant'è vero che a Milano noi utilizziamo tantissimo lo strumento del, oltre che del curatore del minore, anche della mediazione, per cercare di dare un, o del coordinatore genitoriale, per cercare di dare un impulso a questa famiglia che sia dinamico, come dice la Cassazione, e non statico. Voglio solo fare una piccola chicca, visto che, diciamo così, col Veneto ho avuto parecchie esperienze, che a Treviso ho tentato per, con lo stesso consulente a cui sono certa si riferisce il collega perché va per la maggiore in Veneto, ho cercato di portare un bambino da Treviso a Milano, e nonostante, dico alla collega che è stata bravissima nel raccontare dell'ascolto del minore, sono perfettamente d'accordo, ma non c'è peggior sordo di un tribunale che non vuole sentire, pur essendo stato ascoltato il minore e pur avendo riferito di voler tornare a Milano dal padre, il tribunale di Treviso ha ritenuto che comunque, proprio sulla base della diagnosi fatta di alienazione parentale, questa volta attenzione, fatta dal padre al telefono perché convinceva il bambino, non potesse essere autorizzato il trasferimento. Quando si parla di accertare l'interesse concreto del minore, cosa è successo? Che il minore, arrivato a essere, ad avere più di 14 anni, un bel giorno è uscito da scuola, si è preso il treno, da Treviso se n'è andato fino a Milano, si è piazzato a casa del padre e ha detto: adesso chiamate i carabinieri perché da qua non me ne vado più. E da quel momento
Per fortuna la madre ha capito e il padre e il bambino è rimasto a Milano. Questo per dire che purtroppo certe volte poi questo diventa una sconfitta per tutte le parti coinvolte, perché quando è un ragazzino a scegliere della sua vita è evidente che tanti hanno sbagliato, perché va bene l'ascolto del minore, è vero che il minore va ascoltato, ma non deve essere nemmeno caricato, come spesso si fa nelle CTU, di dare, tra virgolette, dei giudizi su un genitore e sull'altro. Quindi, benissimo questa ordinanza, invito veramente tutti a leggerla con attenzione, perché al di là di quello che ha detto e scritto e ribadito sulla PAS, che ricordo, nonostante uno di questi consulenti, sono convinta del procedimento, abbia scritto degli articoli per sostenere che nonostante non sia ricompresa sul DSM-5, che sapete è il libro dove sono riportate quelle che sono le psicopatologie e quelle di natura psichiatrica, nonostante abbia scritto e ribadito che la PAS esiste, benissimo che sia stato chiarito che la PAS non esiste, benissimo, come diceva la collega Anastasio, che non vi è nemmeno questa difficoltà di relazione sic et simpliciter, ma che bisogna fare un'indagine. E quindi, ripeto, questa ordinanza va al di là di quello che il bravissimo collega, nella sua umiltà, ha ricondotto solo ai giudici, ma che credo che abbia sicuramente molto dell'avvocato. Vi ringrazio. Grazie davvero alla collega ad Audino, ed è proprio il nuovo fronte. Tra l'altro, questo provvedimento è adeguato, è in linea con i tempi di oggi, cioè con la capacità di ricostruire più che di demolire, di allontanare i figli, metterli in casa di famiglia, toglierli al padre, toglierli alla madre. Quindi è un'indicazione veramente forte. E adesso passo la parola a Gianetto Recassani, che non so se è nel suo studio di Milano o di Roma, presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, ringraziando anche lui perché tra i molti impegni ha collocato questo con noi. Grazie Gianettore. Prego microfono, deve attivare il suo microfono. Grazie dell'invito, sono a Roma, domani sarò a Milano fino a venerdì e ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che mi hanno preceduto su un tema centrale che è molto divisivo all'interno dell'avvocatura e non solo, anche all'interno della magistratura, perché questa ordinanza indubbiamente rappresenta una svolta importante, ma non c'era bisogno della Cassazione per ricordarci che la PAS non esiste. La Cassazione ha confermato qualcosa che sappiamo tutti da anni. Ovviamente quando la Cassazione prende una posizione tutto questo ci fa stare più tranquilli, ma si tratta di un'ordinanza. Non abbiamo un provvedimento magari più pregnante, lo aspettiamo, ma è pur sempre un provvedimento che in qualche modo suscita il dibattito tra di noi, perché è chiaro che da una parte noi dobbiamo riconoscere che la PAS non ha alcuna scientificità, ma non possiamo disconoscere che purtroppo gran parte delle procedure nelle quali noi siamo ogni giorno impegnati, il bottino di guerra rappresenta un po' i figli, questo lo sappiamo, per cui escludere l'esistenza della PAS non significa escludere l'esistenza del problema. E quindi dobbiamo avere una chiave di lettura diversa, ma che ci siano situazioni limite dove la contesa dei figli è un problema serio, poi lasciamo stare le conseguenze, le sindromi, su questo siamo perfettamente d'accordo. Beh, insomma, qua abbiamo un penalista con noi, Francesco Mazza, che ci può raccontare statisticamente quante denunce vengono sporte ai sensi del 388 secondo comma e quanti rinvii a giudizio, pure anche quante condanne ultimamente. Quindi anche nel versante penale certi comportamenti vengono sanzionati al di là della PAS. E questo anche un po' in linea con le convenzioni internazionali, perché le convenzioni internazionali rivendicano appunto il principio della bigenitorialità, che molte volte viene travolto da condotte da parte dei genitori assolutamente discutibili. Per esempio, a me è capitato ultimamente, proprio in Lombardia, a Monza, di difendere una madre che era stata esclusa completamente dalla vita dei figli, a causa di comportamenti assolutamente ostativi da parte del padre. È stata una battaglia lunga un anno,
fino a quando si è riuscito a dimostrare che c'era stata un'operazione di demolizione della figura materna da parte del padre. Non ho sostenuto ovviamente la PAS, ma ho dimostrato al tribunale che la madre è stata ingiustamente defenestrata dalla vita dei figli, perché c'era anche un problema di contesa della casa familiare, era una coppia di fatto. Fortuna ha voluto che poi finalmente il tribunale, attraverso una CTU e poi attraverso la mediazione di noi avvocati, abbia capito come stavano le cose e in qualche modo abbia ripristinato i rapporti con la madre. Oggi addirittura siamo al 50% di tempi di permanenza. Come vedete, non è una questione uomo-donna, marito-moglie, padre-madre, anche perché oggi nel 2021 dobbiamo parlare di famiglie, non di famiglia, perché è un caso a Palermo di due donne che hanno adottato ai sensi dell'articolo 44 numero 4 un bambino, adesso sono un'unione civile, si stanno contendendo una bambina con le stesse identiche dinamiche di padri e madri. Quindi, come vedete, il problema non è più un problema da rubricare come un fatto di genere, è un problema di stabilire quali sono veramente i veri interessi dei minori. Sono perfettamente d'accordo con Marco Meliti, quando parla del ruolo dell'avvocato. Il ruolo dell'avvocato è un ruolo centrale, fondamentale soprattutto all'inizio delle contese. L'autonomia, la libertà, la capacità di formare le coscienze dei propri clienti, beh, questo appartiene al bagaglio del grande avvocato matrimonialista. Perché un buon avvocato sa filtrare ciò che dice un cliente e la strategia la decide lui, prendere o lasciare. Ecco, quando l'avvocato non vuole perdere il cliente, quindi è disposto a fare qualsiasi cosa, diventa l'esecutore delle volontà del proprio assistito, è chiaro che si crea un cortocircuito. Quindi io credo che questo ragionamento vada fatto soprattutto all'interno del mondo forense. Io sono uno di quelli che sta combattendo a tutti i costi per la specializzazione degli avvocati. Sappiamo che finalmente quasi ci siamo, poi ci sono stati dei ricorsi al TAR. Io mi sono costituito anche contro il Consiglio dell'Ordine di Roma al TAR, perché c'è una questione, ovviamente non entro nel merito, per l'amor di Dio, le posizioni sono tutte giuste, ma per dire che oggi anche la questione della specializzazione, sebbene per varie ragioni, sta ancora dividendo l'avvocatura. Io credo che su una cosa dobbiamo essere d'accordo, che una materia così scivolosa, così pericolosa, così drammatica come il diritto di famiglia ha bisogno di un approccio specialistico. Perché sono convinto che voi altri, voi che state qui in collegamento con me, sapete benissimo gestire queste situazioni, ma quanti avvocati lo sanno fare? Quanti avvocati hanno l'autorevolezza di far capire che non possiamo sostenere la PAS in un tribunale e che bisogna avere anche una capacità mediativa con i propri, con le controparti? Quanti avvocati di un certo spessore, di una certa età ci sono che poi riescono effettivamente a risolvere le questioni al di fuori del processo, al di fuori dei tribunali? Perché quando si entra in un tribunale si porta avanti una causa per anni, è già una sconfitta. Perché comunque si entra in un tritacarne di burocrazia, di perizie, controperizie, servizi sociali, coordinatori genitoriali, mediatori familiari, tutte figure che tutto sommato potremmo sostituire noi con un po' di autorevolezza, un po' di buonsenso. E sono perfettamente d'accordo con Ada Udino quando sostiene che a volte i periti diventano la longa manus oltre misura dei giudici, e loro preparano i cosiddetti progetti di sentenza, e i giudici poi attuano il copia e incolla, e ti trovi delle sentenze che altro non sono che appunto il copia e incolla di perizie, che invece di andare ad aiutare la coppia vanno a mettere i voti in pagella a padri e madri. E tutto questo non è tollerabile, soprattutto se valutiamo il combinato disposto con quello che fanno poi i servizi sociali, che non si è capito ancora se fanno perizie, fanno accertamenti, fotografano una certa situazione o esprimono valutazioni. Purtroppo c'è un atteggiamento paternalistico del diritto di famiglia italiano, e questo avviene sia in sede minorile che in sede ordinaria. E credo che i giudici si stiano un po' spogliando della loro autorevolezza, perché delegando troppo i servizi sociali e le CTU è come se non avessero più una capacità di valutare, una capacità di giudizio, una capacità di verificare caso per caso come stanno le cose. Si parla di ascolto del minore, prendevo appunti. Ecco, un'altra cosa che diceva Ada, noi a Milano, anch'io sto a Milano, ma sto anche a Roma, ma sto anche a Palermo, sto dappertutto. A me questa storia della difformità delle prassi giudiziarie mi spaventa. È una cosa che noi abbiamo consentito ai magistrati supinamente, perché probabilmente non abbiamo un grande potere politico, eppure io appartengo a un'associazione riconosciuta, quindi faccio parte, sono una costola del CNF. Devo dire che noi non abbiamo mai preso una posizione rispetto al rito ambrosiano, al rito sannita, al rito romano, al rito di Viterbo. Il diritto è uno,
Non è più concepibile che io, prima di andare a Piacenza piuttosto che a Canicattì, devo chiamare il collega in loco per sapere come la pensa il giudice e qual è l'orientamento di questo o di quel tribunale. Noi non siamo la Repubblica delle Banane. E una delle battaglie che abbiamo sostenuto al CNF è soprattutto questo, che abbiamo due problemi seri nel nostro paese, al di là della PAS, che è un problema che è semplicemente all'atere del vero problema, che è la frammentazione delle competenze giurisdizionali, che appunto vede un tribunale ordinario, un tribunale minorile e un giudice tutelare, quando potremmo fare un solo giudice, e sono anni che se ne parla di tribunali per la famiglia, di sezioni specializzate. Però il problema appunto della difformità delle prassi da tribunale a tribunale. Ricordo di aver partecipato a due corsi del CSM in cui si parlava esattamente di questo nel 2013. Già i presidenti dei vari tribunali si ponevano il problema che nel nostro paese ogni tribunale è una repubblica a sé. Questo non è consentito, non può essere consentito. Anche in tema di ascolto, scusatemi, ma come viene ascoltato un minore a Milano non ha niente a che vedere come viene ascoltato a Palermo. Quindi io mi riferisco ai protocolli, ascolto diretto, ascolto indiretto. Quindi quando tu vuoi andare a accertare le capacità genitoriali o i desiderata dei ragazzini, dobbiamo pure stabilire le regole del gioco, una certezza del diritto, soprattutto in una materia come la nostra. Allora io penso che noi avvocati, attraverso questi provvedimenti che ci rendono più tranquilli, dovremmo anche cogliere la palla al balzo e spiegare appunto alla magistratura, ai poteri forti, perché abbiamo la possibilità di farlo, abbiamo un CNF, abbiamo i nostri rappresentanti nazionali che dovrebbero cominciare a sedere nelle sale istituzionali e cominciare a rivendicare una certezza del diritto, una certezza del processo e delle prassi. Perché vi posso dire che purtroppo la questione PAS, magari l'ordinanza della Cassazione te l'ha in qualche modo finalmente esclusa, ma la ritroveremo a Perugia, a Brindisi e in altri tribunali in cui addirittura i giudici propendono per la parità dei tempi di permanenza presso il padre e presso la madre, quindi anticipando e addirittura sostituendo il folle disegno di legge Pillon. Perché c'è anche questa deriva all'interno della stessa magistratura. Perché io ho fatto tantissime riunioni, anche ultimamente, dei webinar, in cui ci sono dei magistrati che sono dell'idea che tutto sommato Pillon non è che aveva sbagliato del tutto. E Pillon è uno di quei fautori della PAS, è uno di quelli che sostiene che la PAS esiste. Addirittura nel disegno di legge si parla proprio in maniera precisa sindrome d'alienazione genitoriale, quindi c'è una questione sottoculturale di una parte degli addetti ai lavori che indubbiamente sta inquinando il dibattito. Quindi io in conclusione non voglio rubare altro tempo, saluto con piacere e con favore questa ordinanza. Ritengo che bisogna riqualificare il mondo forense, perché credo che se gli avvocati fossero di prima a evitare certi conflitti probabilmente i tribunali lavorerebbero di meno e lavorerebbero meglio. Credo che dobbiamo adesso cogliere l'occasione per la riforma del processo, la riforma delle prassi, riqualificare tutto il sistema, perché non avvenga mai più che io mi debba preoccupare, mai vivo più a Milano che a Roma, di quello che succede a Varese o rispetto a quello che succede a Reggio Emilia, perché ogni tribunale la pensa in un certo modo, anche in tema di affidamento dei minori, anche in tema di permanenza dei figli presso i genitori, anche in tema di quantificazione delle spese straordinarie e i protocolli sulle spese straordinarie che sono l'uno diverso dall'altro, roba da impazzire, se tu fai l'avvocato a un certo livello, come lo fate tutti voi, è da impazzire, quindi ogni volta devi andare a fare il ripasso dei vari protocolli di ogni tipo. Ecco, io credo che il diritto di famiglia vada riformato, ci vogliono delle linee guida certe e sicuramente la questione PAS deve essere definitivamente archiviata, ma non dimentichiamo che però c'è un problema serio nel nostro paese, che non è soltanto nel nostro paese, la contesa dei figli. La contesa dei figli resta un problema serio, al di là delle conseguenze di una sindrome che non esiste, questo non lo possiamo negare, perché se facciamo l'errore di dire non esiste la PAS ma non esiste il problema delle contese dei figli, ecco, passiamo da un eccesso all'altro. Quindi dobbiamo trovare le giuste misure anche per contrastare dei genitori, a me è capitato spesso, ripeto, di difendere madri espulse da un contesto familiare, quindi il problema non riguarda padri e madri, ma bisogna anche sanzionare, come il codice penale sostiene, tutti i comportamenti che in qualche modo frappongono ostacoli al rapporto dell'altro genitore con i figli. Penso che questa sia la linea
di confine che dobbiamo sempre tenere presente. Quindi vi ringrazio per l'invito, poi credo e spero di vedervi quanto prima, magari in presenza, perché questi webinar, guardate, vedete, ci stanno proprio devastando. Grazie molto. Ettore, anche noi auspichiamo di vederci presto in presenza, perché questo vuol dire che la pandemia l'abbiamo lasciata alle spalle, esatto, ed anche per lo sforzo immenso che gli avvocati hanno fatto anche durante questa pandemia che ha riguardato la nostra vita e la nostra attività professionale, ma e l'assistenza per i nostri assistiti, scusatemi, la tutela dei diritti dei nostri assistiti. Questa sentenza, questa ordinanza, penso che vada proprio nella direzione che auspicava il collega Cassani, è un'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, e auspichiamo tutti che uniformi e che sia applicata e che sia, diciamo, attesa da tutti i tribunali. Visto che ha richiamato diciamo, in la collega Odino, il collega Gianettore Cassani, darei, prima di passarla poi al collega Mazza, a lei ancora la parola. Ringrazio il collega Cassani, che non vedo più da molto tempo, lui è sempre uguale, io sicuramente un pochino invecchiata, ma rapidissima. Io parlo di Milano perché, sì, sono di quegli avvocati, diciamo così, orgogliosi del suo foro, perché comunque si lavora. Vi posso assicurare che raramente, ma potrà confermarlo il collega, a Milano escono dei provvedimenti dove vengono presi il copia e incolla delle CTU, chi più chi meno, ma lo sforzo di dare una valutazione sulla CTU c'è sempre. Concordo su quello che ha detto il collega Cassani, così come concordo su quello che ha detto l'avvocato, il collega Meliti, che mi onora della sua amicizia. Ma come tutte noi donne, mi si permetta il piccolo affondo, per essere pratici, in attesa che i bravissimi colleghi riescano ad ottenere questa uniformità, io mi permetto di dire di rileggere appunto questa ordinanza, perché sancisse dei principi che noi potremmo sollevare davanti ai giudici. Un altro che mi piace citare, e poi mi taccio, perché forse, come, ecco, questa è la parte di noi donne che parliamo molto, però è molto importante, perché la Corte afferma che la Corte territoriale ha valorizzato e quindi lo stigmatizza ai fini della decisione impugnata alcuni rilievi critici privi di concretezza empirica, che costituiscono generiche deduzioni tratte da premesse di non univoca interpretazione. Allora, mi permetto, tenete questo principio, così come altri che hanno letto le validissime colleghe, perché, ripeto, se voi leggete questa ordinanza pezzetto per pezzetto, si può provare, quantomeno è una sentenza della Cassazione, non è a sezioni unite, ma è comunque un ottimo precedente. E quindi, per rimediare a quello che dice il collega Cassani, giustissimo, se già andate a Monza è molto diverso da Milano, e se andate a Bergamo, e quindi... Noi già... parliamo. Ecco, va bene, no, non mi permetto, mi può dire, ma io sì. No, non sono famosa come l'avvocato Cassani, e quindi mi astengo, e questo non è giusto, però ripeto, prendete pezzetto per pezzetto questa ordinanza e utilizzatela, perché ci sono, come quelli che hanno citato le colleghe, questo principio che cito io, così come ci sono gli altri che ho citato, come quello sulla conflittualità, che non può essere utilizzata, come invece viene fatto spesso, come unico elemento per disquisire sull'affidamento dei figli. Quindi smettiamolo con questo sillogismo: siccome i coniugi sono conflittuali, a questo punto affidiamo uno all'altro o ai mitici servizi. Ecco, prendete questa ordinanza, c'è scritto anche questo, basta, non parlo più, e ringrazio per aver... Siamo d'accordo. E sull'accordo tra Cassani e la Odino, che ringrazio invece, perché siamo qui proprio per mettere dei punti importanti, visto che questa ordinanza è densa di principi. Passo adesso la parola al collega, amico, al professor Francesco Mazza,
dell'Università di Cassino, penalista, perché nella fase di chiusura di questa ordinanza la Corte di Cassazione ritiene che la pronuncia impugnata appare dunque espressione di una inammissibile, cioè che configuri a carico della ricorrente nei rapporti con la figlia minore una sorta di colpa d'autore connessa alla postulata sindrome. E allora, per comprendere appieno quest'ordinanza, il passaggio al professor Mazza sulla colpa d'autore. Grazie. Grazie, ringrazio il Consiglio dell'Ordine di Roma per la veramente tempestività nell'organizzazione di questo webinar, di questa ordinanza così pregnante, per i suoi contenuti importanti sia dal profilo dell'ambito del diritto di famiglia. Mi fa piacere ritrovare qui degli amici, ringrazio anche Lucilla Anastasio, il presidente dell'AMI, di cui mi onoro di far parte come associazione, l'avvocato Gianettore Gassani, grandissimo esperto della materia. Come diceva giustamente la consigliera Irma Conti, alla sentenza, l'ordinanza, a un certo punto, e qui la leggo, la pronuncia impugnata appare dunque essere espressione di una inammissibile valutazione di tether type. Allora, innanzitutto la colpa d'autore è un parametro normativo della colpevolezza nato nella Germania degli anni 30 del Novecento, definito come Täterschuld. Questa è la colpa d'autore, mentre Tätertype è il autore normativo della colpa, il tipo normativo di autore di reato. Quindi distinguiamo da Tätertype a Täterschuld. È una teoria che andò avanti per numerosi anni nella Germania di quegli anni, secondo la quale il soggetto era colpevole non per il fatto che andava a commettere, quindi non per la condotta che andava in concreto a porre in essere, ma a seconda della sua tipologia caratteriale, personale. E si andò ad affiancare ad un'altra teoria di quegli anni, vale a dire la Gesinnungsstrafrecht. Gesinnung cosa vuol dire? Gesinnung in tedesco è un sostantivo femminile, la Gesinnung in italiano maschile, l'atteggiamento interiore, quindi Gesinnungsstrafrecht, un diritto penale dell'atteggiamento interiore. Queste due teorie, sia la Täterschuld che la Gesinnungsstrafrecht, per numerosi anni la fecero da padrone non solo nella Germania di quegli anni, che era il punto di riferimento nella dottrina penalistica, ma anche nel diritto penale italiano, perché quei postulati furono presi anche dalla scuola positiva di cui, come ha detto giustamente l'avvocato Voltaggio, precedentemente Cesare Lombroso fu il massimo esponente. Tuttavia, il Böckelmann, un grandissimo studioso del diritto penale, affermava che non ci sono dei casi secondo i quali al diritto penale interessa l'uomo non in quanto agisce ma in quanto è, ma perché si determina in un certo modo. Questa è l'essenza della colpa d'autore. Cosa vuol dire? Un'attenzione rivolta alla psiche, all'atteggiamento interiore dell'uomo, alla sua, anche al suo connotato sociale, alla sua integrazione nell'ambito della società e di conseguenza dei motivi che l'hanno portato a delinquere. Si è così via via, con il passare degli anni, creata una contrapposizione in tema di rapporti tra che cosa? Tra diritto e morale, poiché al diritto interessa solo l'azione esterna, quella che crea l'evento naturalistico, quasi svincolata dal suo autore di reato, mentre all'etica preme il lato puramente spirituale della Gesinnung, dell'azione, la sua ragione intrinseca. È naturale quindi che questa separazione concettuale del diritto rispetto alla morale urti con che cosa? Con una valutazione completa della personalità e dei limiti della funzione del diritto rispetto alla punizione del fatto che violi
il precetto penale. Se è vietato quindi allo Stato di incidere nella sfera spirituale dell'individuo, l'uomo in quanto tale è perduto per il diritto. Quindi gli oggetti idonei ad una valutazione prettamente giuridica sono i negozi giuridici del diritto civile, gli atti amministrativi nel diritto pubblico. I reati invece, secondo questa teoria, nel diritto penale sono l'animo, sono il carattere, sono la malvagità, sono tutto quello che inerisce alla sfera prettamente personale dell'individuo. La colpevolezza che oltrepassa la sfera della singola azione, secondo la colpa d'autore, per invadere il campo della personalità del soggetto, è definita da un altro grande studioso, qual è il Metzger, colpa per la condotta di vita. E questo è un postulato gravissimo, in quanto il rimprovero che si muove al soggetto autore del reato si riferisce non all'atto, al fatto storico cristallizzato, bensì ad un insieme di atti che hanno dato un tono alla sua persona ed al suo agire. Tale colpa, quindi la colpa d'autore, la Täterschuld, differisce da quella comune perché ha ad oggetto non il fatto storico commesso in un dato momento, contrario alle norme penali, quindi contra ius, bensì il comportamento del soggetto, il suo modo d'essere, la sua disposizione o peggio la sua predisposizione, la sua possibile il suo possibile atteggiamento al crimine, quindi un fattore endogeno e al tempo stesso criminogeno. L'oggetto del rimprovero, della colpevolezza, consiste così nell'aver plasmato la propria vita in modo da acquisire che cosa? Una personalità delinquenziale, una personalità criminogena. Il fatto tipico commesso degrada ad un mero sintomo di una tale personalità, che rappresenta invece il centro, la chiave, il nocciolo della questione. Il rimprovero che si muove all'individuo si estende non solo all'ultima azione compiuta, ma a tutte le azioni precedenti che hanno determinato il suo agire, l'inclinazione dell'animo del reo. È per questo che dobbiamo respingere questa teoria. Non si può fare un'indagine personologica, va studiato il reato, il fatto storico, non il reo, non si può spostare il centro dell'attenzione degli studi del diritto penale al reo e dal suo atteggiamento interiore. I più grandi studiosi, gli stessi della Germania degli anni successivi, che hanno poi fermamente respinto questa teoria, hanno detto giustamente che la vita non può sussistere solo in quanto in potere del soggetto agente per assumere quel particolare modo d'essere. Non è detto infatti che in qualsiasi deficienza costituzionale essa possa essere invincibile. Ci sono sempre pure dei casi, ma non si può comunque parlare di colpa d'autore, che per l'effettiva impossibilità, ma qui ci caliamo nelle previsioni di cui agli articoli 85, quindi della capacità di stare in giudizio, dell'imputabilità, degli articoli 88 e 89, del vizio totale o del vizio parziale di mente, ma qui andremo in patologie particolari ben asseverate e non c'entro nella sindrome di annegazione parentale. Ricordiamoci che PASS è un acronimo di origine anglofona americana, non ci possiamo mai permettere di paragonare la nostra cultura giuridica a quella americana. E concludo con il mio intervento ringraziando tutti. Francesco Mazza, che con una chiarezza direi che tutti quanti possiamo condividere, ci ha rappresentato un concetto estremamente complicato del diritto penale, rendendolo semplice e particolarmente fruibile. E quindi infatti tale concetto l'ordinanza appunto la ritiene, lo accosta ad una parola quale inammissibile, cioè praticamente inammissibile, esattamente, certo. Un'inammissibile valutazione. E quindi questo per capire quanto
sia importante anche questo passaggio. Grazie, adesso do la parola, siamo perfettamente nei tempi, do la parola alla collega Lucilla Anastasio per le sue conclusioni. È un incarico oneroso quello di chiudere questo incontro così importante, così innovativo, così anche repentino, organizzato nel giro di qualche giorno, perché l'ordinanza è del 17 maggio, Antonio, no? Giusto? Quindi diciamo che ha portato a tante riflessioni però. Tantissime, io ho ascoltato tutti con vivo interesse, e però quello che mi permetto di dire in questa sede, come lo vado sostenendo in ogni dove, forse ripetendomi fino allo sfinimento, che noi avvocati abbiamo una responsabilità straordinaria in questo percorso, cioè dobbiamo far comprendere ai nostri assistiti che l'evento separativo, seppure lacerante, è un evento normale della vita, purtroppo, e quindi bisogna insegnare loro, sostenerli. Insegnare poi è una parola brutta, però spero che abbiate percepito l'accezione. Io credo che bisogna accompagnarli e sostenerli nella genitorialità, supportandoli. Io vedo sempre più spesso gente molto fragile, che si sente inascoltata, che si sente perduta, che non si sente appoggiata. In realtà, se voi fate un attimo, fermate il pensiero, una politica della famiglia seria non esiste. È data all'improvvisazione del professionista di turno che cerca di supplire a tutte le manchevolezze, a tutte le lacune, a tutte le inefficienze di uno Stato che continua a mettere delle pezze, degli aggiustamenti, ma che in realtà non ha un'organicità di intervento in queste situazioni. Ho sentito il collega Cassani che diceva appunto, richiamava appunto la necessità di un tribunale della famiglia unico. Se fosse per me, io, se avessi una bacchetta magica, lo farei tutto, sarebbe tutto su Viale Giulio Cesare al 54B. Palazzetto cielo terra, come gli anglosassoni, si entra per le informazioni, e poi c'è loro lo chiamano ufficio, office della mediazione familiare, dopodiché e la saletta giochi per i bambini, ma questi sono sogni, cioè in Italia sono solo dei pensieri così io spesso faccio, ricorrentemente faccio, ma purtroppo sono di difficile attuazione. Difficile attuazione. Perché questo? Perché se pensate che un periodo di pandemia ci ha bloccato inesorabilmente, io parlo del servizio di mediazione familiare che ho cercato estenuamente di continuare a svolgere, ma ci hanno sottratto l'aula dove fare gli incontri, ci hanno sottratto la sala informativa, perché dedicata alle udienze con le dovute, perché molti magistrati, voi sapete, occupano in due alcune aule, quindi per supplire hanno sottratto di qua e di là aule, e non lasciandoci l'opportunità, noi abbiamo, se pensate, il nostro presidente Galletti ha prestato la sua stanza per fare questi incontri. Voi pensate quanta attività, quanto lavoro c'è dietro a tutto questo e quanto lo Stato è manchevole. Quindi riforme a costo zero, sempre, non un soldo per cercare di sostenere questa politica. Quindi io credo che noi avvocati già ci sentiamo un po' soli e abbandonati, ma pensate le persone che sono in difficoltà, che si rivolgono nei nostri studi sperando di avere una mano sulla spalla che di qualche professionista che affronta la propria situazione, che ognuno di loro ritiene la più importante, la più lacerante e la più straziante, no? In genere, voi pensate che difficoltà abbiamo tutti noi e che responsabilità abbiamo. Quindi io credo che questa giornata si può concludere mettendo l'accento sul cambiamento, perché è importante
cercare di capire le nuove esigenze, cercare di comprendere le nuove famiglie, sostenere la famiglia nel senso del nucleo familiare, perché è ovvio, le separazioni e i divorzi sono in netto aumento, noi vediamo anche i matrimoni sono in aumento, c'è gente che si risposa anche 2-3 volte, anche 4, però il punto è un altro, il punto è che bisogna fare attenzione a quello che noi siamo chiamati a gestire e quindi garantire e tutelare la genitorialità, quindi cercare di sostenere la fragilità che è sempre più diffusa nelle famiglie perché non hanno più punti di riferimento, non hanno più paletti, contenimento, no? Non sono arginate e quindi perdono spesso l'orientamento. Quindi noi abbiamo un compito straordinario e credo che questa sentenza abbia riportato, questa ordinanza, abbia riportato nei giusti toni anche queste esasperazioni delle consulenze tecniche d'ufficio che spesso, e lo vediamo e l'avete detto anche tutti voi in questo evento pomeridiano, che ci ha tenuto attenti veramente perché sono state dette cose importanti, ma non dobbiamo perdere di vista l'interesse primario del minore, che quella è l'unica cosa, purtroppo io vado dicendo sempre, che noi adulti abbiamo gli strumenti, possiamo comunque rivolgerci a un professionista che ci aiuta, ma il minore, il bambino in difficoltà, in famiglia, in balia di due genitori che sono preda del conflitto, perché poi vengono veramente, si condizionano in un modo vorticoso, io credo che il bambino, il minore, i nostri ragazzi sono la cosa più importante da tutelare e garantire loro una vita serena, di benessere, di armonia. Non è un'utopia, guardate, perché comunque sia noi avvocati, se riusciamo a individuare il giusto percorso per le persone che si rivolgono ai nostri studi per essere aiutate, io credo che è importante il nostro sostegno prima di tutto, e saper individuare il giusto percorso, già siamo un passo avanti, perché se pensate a questo, io credo che non è che tutte le situazioni sono diverse. Però io credo che anche lo strumento della mediazione familiare, a cui io sempre faccio riferimento, credo che sia un buon inizio per affrontare una buona separazione. E come vedete, sempre di più vi si fa ricorso, perché la mediazione familiare non è nient'altro che un rimettere in comunicazione le persone e riuscire a parlare, perché se voi pensate, io per esempio spingo molto i miei assistiti e le mie assistite a parlare fra di loro, perché solo loro conoscono i veri equilibri della loro famiglia. È inutile che tutti entriamo a gamba tesa nella famiglia, no? Perché ogni famiglia ha il proprio equilibrio e quindi va rispettato. E ove possibile va incrementata la comunicazione. Quindi io credo che questa giornata ci sia servita anche per riflettere molto e cercare di spegnere e di abbassare i toni che avevano preso la deriva in questa situazione, appunto, che ha saputo sapientemente gestire l'avvocato Voltaggio, ma che ha avuto un collegio che ha saputo leggere e affrontare sapientemente, con competenza e sensibilità, la questione che gli era stata sottoposta. Quindi io, se Irma, se sei d'accordo, inviterei anche gli stessi relatori ad approfondire anche in un altro evento che andremo a organizzare, però coinvolgendo il mondo psico, come io amo definirlo, scherzando, ridendo con i miei colleghi psicologi e assistenti sociali, perché siamo tutti colleghi di una stessa famiglia, che è quella che interviene in queste questioni che veramente da una parte sono straordinarie, perché tocchiamo delle corde veramente siamo chiamati ad affrontare delle situazioni davvero peculiari, però il nostro supporto e il nostro apporto è fondamentale. Io quindi ripasso la parola ad Irma, ringrazio tutti voi e un saluto caloroso qui dall'Ordine degli Avvocati di Roma. Noi siamo sempre qui a servizio dei colleghi. Grazie.
buon lavoro a tutti, buon caro saluto ai colleghi e alle colleghe che ci seguono, che nonostante siamo stati poco pubblicizzata, sono stati numerosissimi, sintomo e segno dell'importanza dell'argomento e dell'innovazione dell'ordinanza, ed a presto anche per vedere, per aggiornarci e testare l'applicazione di questi principi. Buon proseguimento, grazie. Grazie moltissimo.